Ciao a tutti e bentornati da una mamma tutto fare e bentornati sul canale. Allora, oggi vi devo parlare di una candela, ma non una candela qualunque, una candela di My Julie Candle. Questa candela mi è stata inviata da My Julie Candle in omaggio attraverso la piattaforma Octoly. Octoly praticamente è un sito in cui le aziende e gli influencer, così li chiamano loro, non è una parola mia, anche perché io non mi sento assolutamente un influencer, comunque è un sito in cui le aziende e gli influencer collaborano per creare qualcosa di significativo per le altre persone. Per chi mi segue già da tanto tempo sa che io sia nei negozi fisici che nel negozio online vendo già delle candele molto precise, candele 100% soia, che quindi sono assolutamente ecologiche, non dannose né per noi né per l'ambiente e soprattutto bruciano molto lentamente rispetto alle candele normali. Quindi, per quale motivo io sono andata a cercare un'azienda che mi inviasse una candela omaggio? Sono andata a cercare un'azienda che potesse produrre qualcosa di naturale e mi sono imbattuta in queste candele. Le My Julie Candle sono delle candele che all'interno hanno un gioiellino. In ogni candela c'è un gioiello diverso, possono esserci degli orecchini, degli anelli, una collanina oppure un braccialetto. È un pochettino così a sorpresa, cioè voi sapete, ad esempio, io ho ordinato la candela, questa era lo zucchero filato. Posso sentire l'odore? Sì. Questa era lo zucchero filato e all'interno sapevo che avrei trovato degli orecchini. La mia curiosità, perché io a fare questo ordine sono stata spinta dalla curiosità, la mia curiosità era quella di andare a scoprire se effettivamente questo gioiellino che c'era all'interno della candela fosse in argento, come loro dicevano, perché loro dicono nel loro sito, insomma, che i loro gioielli sono in argento 925 e cristalli Swarovski. A me questa cosa non mi suonava, perché il prezzo di una candela del genere è di 18,90 euro al pubblico ed è una candela, se vi dico la verità, spettacolare, nel senso che è una candela in vetro, perché il contenitore è in vetro, ha un profumo assolutamente squisito di cui adesso vi parlerò e poi all'interno, una volta che l'ho accesa e l'ho fatta bruciare, è sbucato veramente un fogliettino di alluminio. Thank you.
sono andata ad aprire questo fogliettino di alluminio. All'interno c'era una bustina, che è questa, con dentro un paio di orecchini, che sono quelli che sto portando adesso. Ve li faccio vedere. A forma di cubetto. Non so se riuscite a vedere. Okay, si vedono. Sono dei quadratini con all'interno una pietra color verde smeraldo. Quindi gli orecchini sono questi. All'interno della bustina c'erano questo certificato. Vediamo. Ok. Questo certificato qua. E quest'altra placchetta con scritto argento 925. Vieni. Nel frattempo si è svegliata l'altra signorina. Quindi questi erano gli orecchini che c'erano all'interno, ma il mio dubbio era: sono effettivamente orecchini in argento 925 e cristalli Swarovski? Adesso ve lo dico. Quando io ho aperto la confezione, la scatola che mi hanno inviato, ho trovato naturalmente questa confezione qua con il logo di My Jolie Candle e tutta la le istruzioni sul retro, in cui mi dicevano cosa avrei dovuto fare, che poi è abbastanza semplice, nel senso, uno accende la candela. Siccome queste cere di My Jolie Candle sono comunque cere naturali, sono comunque cere naturali, non sono tossiche come tantissime altre candele che si trovano in commercio, sono molto buone. Oltretutto hanno una fragranza, un profumo squisito. Questa io l'avevo scelta, lo zucchero filato, perché voi sapete che io adoro il profumo alla vaniglia, quindi per me l'odore di zucchero filato era il non plus ultra. Quando io ho aperto la scatoletta, già mi è arrivato questo profumo buonissimo. Quando poi sono andata a accendere la candela, mi aspettavo un'invasione e invece è stato veramente molto delicato. Brucia lentamente, la cera si scioglie e diventa tutta completamente fluida, ed è per questo che si riesce a trovare abbastanza facilmente gli orecchini, perché comunque gli orecchini, il pacchettino con la stagnola, perché comunque la cera si liquefà proprio. Si dice così? Si dice liquefà? Boh. Credo di sì. Si liquida da solida, diventa liquida una volta che voi l'accendete, e poi quando la spegnete ridiventa solida come una candela qualunque. Io l'ho bruciata per un pochino, fino a che non ho trovato il pacchettino con gli orecchini. Comunque il profumo non è assolutamente invadente, è molto buono, dolce, perché questo naturalmente lo zucchero filato è dolce. Però rimane molto delicato, veramente non è invasivo assolutamente. È molto buono anche, mi è capitato, stando fuori casa con tutte le finestre chiuse, tornare la sera e trovare, quando aprivo la porta, sentire proprio il profumo, nonostante la candela fosse spenta, il profumo si era sparso nell'aria ed era comunque molto molto gradevole. Quindi un plauso a My Jolie Candle, che ha fatto veramente un ottimo prodotto. Ma torniamo agli orecchini, perché io mi sono presa la briga di andare dal mio gioielliere di fiducia e fargli controllare questo articolo. Io sono un po' come quello che se non vede non crede, e ho fatto bene, ragazzi, perché mi aspettavo in realtà di ricevere una patacca, e invece ho avuto la conferma dal mio gioielliere. Mamma, una patacca? Una patacca, amore, è una mezza schifezza. E dov'è? E non c'è. Quindi ho fatto analizzare questi orecchini dal mio gioielliere di fiducia e ho scoperto che non sono una patacca, ma sono effettivamente dei gioielli in argento 925 timbrati con un cristallo Swarovski, che non è uno zircone, ma è un cristallo sintetico. In definitiva, comunque è Swarovski. Quindi ho avuto la conferma che effettivamente questa azienda, oltre che produrre una candela veramente buonissima, assolutamente consigliatissima, produce anche, cioè non produce, mette all'interno anche dei gioielli che sono effettivamente quelli che loro dicono.
quindi non sono dei truccioni. È un'azienda seria. Non lo so, io questa recensione l'ho voluta fare perché tendo sempre a proteggere sia me stessa che i miei clienti di negozio, e quindi ho voluto testare questa cosa perché mi faceva strano che all'interno di una candela, come vi dicevo, che costa 18,90 € al pubblico, si potessero trovare dei gioielli con un valore così alto. Per me era assolutamente impossibile, insomma, era impossibile. E invece, ragazzi, è possibilissimo, così è. My Jolie Candle fa delle candele buonissime e ci mette dentro anche dei gioielli. Non so come facciano a rientrarci con i costi, questo è un problema tutto loro. Comunque, se casomai state cercando un regalo e volete fare un doppio regalo, una bella sorpresa, insomma, questo potrebbe essere l'articolo giusto per voi. Vuoi dire qualcosa? Anch'io. Non lo so. Ti piacciono gli orecchini? Sì. Sono carini, beh. Certo che te li presto, ce li scambiamo come fanno tutte le mamme con le proprie figlie. Anch'io. Anche tu vuoi gli orecchini, amore? Ma tu non c'hai ancora i buchi. Ti servirebbero le clippette. Ma poi mamma già te li presta quando facciamo i buchi. È andata via. Poverina. Va bene ragazzi, io spero di aver detto tutto, spero di essermi ricordata tutto perché in questo momento non mi viene in mente altro, credo di avervi detto tutto. Spero che questo video vi sia stato utile, vi ringrazio per averlo visto, andate a visitare magari il sito di Octoly così vedete tutte le belle cosine che ci sono anche per chi non è un influencer, per chi è un privato. Se vi è piaciuto questo video lasciate un like. Lasciateci un like, ricordatevi di iscrivervi al canale e noi vi mandiamo un grande bacio. Ciao! Ciao! Al prossimo video!